Benvenuti, eh, vediamo un po' come fare uno script di volo. Come vedete, è uno script che sta in una sola paginata di questo, di questo video, di questo schermo. E quindi per vederlo andiamo un attimo in, in, in meta Meteorizon Resume. Ok, e vediamolo nella modalità, diciamo, di gioco. Quindi è quello lì. Lo, vedete che eh, se lo guardo. E compare il cosino quindi posso fare un grab prenderlo prenderlo magari così e questo mi consente premendo il grilletto adesso qui non si vede di volare e quindi di andare un po' in giro per il mondo cosa che, cosa che può essere molto utile per fare esplorazioni insomma per vedere un po' che cosa c'è ok, allora vediamo un po' come funziona questa cosa qua torniamo più o meno nella zona di costruzione, questa tra l'altro consente anche di andare un po' più veloce ma lasciamo lì un attimo andiamo in modalità costruzione e vediamo lo script come è fatto allora lo script dunque, intanto rimettiamolo un attimino a posto vedete che la cosa più importante è fare un uh, gruppo Fare il gruppo in modo tale che sia direzionato verso il più z. Vedete che adesso è praticamente a questa struttura qua, meno z, e qui c'è il più z. Okay. Quindi il più z lui volerà nella direzione più z. Qui eh, non sto molto a dettagliare, comunque se noi andiamo dentro nelle caratteristiche, questo qui è un. Ecco, tra l'altro c'è un piccolo trucco che se premete i tre, gril, i tre puntini e lo tenete premuto per un po', potete recuperare le, le proprietà anche se sono chissà dove. Ok, vedete che per ottenere l'effetto che mi ho detto prima, abbiamo dovuto mettergli che era un grabbable e che era interactive prima di tutto. Che era interactive, che di solito non è niente, quindi li mettiamo interactive e li mettiamo grabbable e qui gli abbiamo attaccato uno script all'intero entity group questo script, adesso vediamo un po' meglio okay, ha, due, ha due parametri, ha due variabili uno si chiama fly, cioè volo non volo e uno moltiplicatore il moltiplicatore indica la velocità qui va quindi si può fare anche più, eh, più lento mettendo per esempio 5 e poi il fly dice se sta volando oppure no Ok, queste sono le due variabili che abbiamo e sono le stesse che troviamo nello script Vedete qua multiplier, questo qua multiplier vale 10 e fly che vedete è off mm. Ora, come funziona lo script? Fondamentalmente lo script funziona così in pratica ci sono tre eventi fondamentalmente. Gli eventi sono when Index Trigger is pressed while grabbed by player, cioè quindi quando sto premendo il trigger mentre sto facendo il grabbed, questo lo trovo tra l'altro negli eventi. Ecco uh, qui in realtà compare con una dicitura leggermente diversa. Player, events, uh, dunque dovrebbe trovare, eccolo qua, grab events, no, quando, già ecco, when index trigger is pressed, però quando copiate when index trigger is pressed sul vostro script, eh, lui lo trasforma in un, questa forma qua, when index trigger is pressed while grabbed, mm? Allora, il player non ci interessa, sarà il player, saremo noi. La prima cosa che facciamo, che quando fa questa cosa, è che il fly, la variabile fly, che avevamo prima, la impostiamo a eh, sto volando, mh? e poi gli mando un evento a mh, me stesso, no? perché eh, questo evento sarebbe questo qua. E fa praticamente il volo vero e proprio, però il volo vero e proprio viene fatto soltanto quando. Allora, qui, tra l'altro, c'è una cosa. Quindi, possiamo togliere il debug che avevo messo perché mi sembrava che non funzionasse. Togliamo anche questo debug, ok. Quindi, vediamo quello che rimane praticamente più semplice. Quindi, c'è set equal to true, manda file event a, a me stesso. Senza parametri, se invece sto rilasciando il, il trigger, l'index trigger viene, mandato, viene impostato il fly a false e poi c'è il fly event che viene impostato quando premo per la prima volta il trigger l'index l'index trigger. Allora lui si fa, fa che domandarsi: se sto volando, quindi se sto volando vuol dire che ho premuto il trigger, index trigger. E se sto volando, allora cosa fa? Imposta questo. La Fisica velocity del player eh, del proprietario di quell'oggetto, cioè quello che in questo momento ha fatto il grabbing di quell'oggetto, e la imposta alla forward direction del, dell'oggetto moltiplicato per il moltiplicatore che è opp opportuno. Modificatore di velocità, mm? eh, e poi rimanda a se stesso in un fly event. Quindi ricicla dopo il frame successivo in modo tale che eh, rimanga sempre in, in, in gioco. Mm? finché eh, non no spengo, quindi finché non, non rilascio il trigger, e quindi ho messo false, quindi non scatta più, e non scattando più non, non viene più eseguito il fly event, che rimane quindi chiuso, spento, e viene riattaccato soltanto quando poi ripremo il trigger, quando mm, è premuto. Ok, quindi eh, qui tu ti dia cosa da, da fare attenzione, in questo script e come andare a trovare tutte le varie cose, quindi dovete studiarvi bene queste cose perché va bene il, le variabili che sono solo due. Però, ad esempio, ci sono tante cose che andate a trovare in questa linguetta: i valori. Quindi trovate il self che serve un po' ovunque, e qui andiamo a prendere un valore booleano che viene usato praticamente quando si fa il set fly. Quindi si fa un set, ecco perché questo sarebbe il set to, questo qua mh? e poi viene, viene preso il fly che è una variabile e il valore booleano viene sempre preso da qua. Mh? Ok? Quindi il self l'abbiamo visto. Il fly event eh, l'ho creato dal nulla quindi quando gli messi, qui so, questo è un evento quindi si, con, si costruisce un evento nuovo. Non faccio vedere tutta la catena di costruzione perché è un po'. È un po' lenta, cioè vi rischiate di, di insomma, perdervi. Però eh, il concetto è che eh, il concetto è che, se voi guardate e vi studiate bene, magari ve lo scrivete su un foglio di carta e poi lo ricostruite nel vostro mondo, è composto fondamentalmente da, eh, potremmo dire praticamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi sono 9 righe e, e più che altro è questione di manualità che dovete andare a trovare le, le vari oggetti in questo, in, questo, eh, in questo pannello, cosa che potrebbe essere soprattutto all'inizio un po' un problema. Inoltre, una cosa che io ho avuto problemi enormi è capire che il trigger, cioè che il grab si deve fare col... Con praticamente il, il tasto laterale e poi si preme il, il, il grilletto per muoversi per volare, mm? eh, non, non avendo capito bene all'inizio, quindi non riuscivo a volare perché in realtà il grilletto faceva anche un po' da grabbing, quindi potevo andare, ve lo, faccio, ve lo faccio vedere meglio, vado sul nero. Quindi, se sì, io faccio il, così, in realtà sto, lo sto grabbando, però sto grabbando con il grilletto. Mm? E quindi non so come volare, quindi devo, devo fare il grabbing con il tasto laterale, e a questo punto sono libero di poter fare il, il, il grilletto. E col grilletto quindi adesso funziona. Mm? Ecco, tra l'altro, qui c'è uno degli script precedenti la porta che si apriva, che si chiudeva, ehm. Eh, cosa possiamo fare ecco un'altra cosa che possiamo fare adesso vedete che eh, succedevano di qu questo tipo di stranezze con programmando uh, uh, col, col trigger ecco perché devo prenderlo bene cioè, lo perdo a metà me lo, me lo trovo a chissà dove quindi torno praticamente in cima qua ok faccio Ok, e ricordate che qua c'è il meccanismo per cui posso fare una specie di reset dello script cliccando dove era in origine il, il mio oggetto, ma il reset posso anche farlo praticamente con il, qua con il build, mm. e dalla abbiamo la finestra di scripting, abbiamo tutti eventuali problemi che ci abbiamo. Mm e eh, da questa finestra possiamo vedere il dunque da questa finestra si vede solo quello settings ce l'abbiamo lì questo g-script ah, ecco questo qui ve lo offro vedere che praticamente si può praticamente stoppare il mondo e ri... farlo ripartire in modo da rimettere praticamente, oppure si può fare anche questo, che fa più o meno la stessa cosa, riciclo, rimette gli oggetti e gli script, il punto di partenza, è un reset praticamente molto importante hm, nella console. Ok, facendo questo andiamo soltanto a vedere, togliamolo, il menu, andiamo al multiplier, invece che 10 gli mettiamo un multiplier molto più piccolo, per esempio 2, ok, allora, avendo fatto così, quando vado poi a prendere l'oggetto, sì, mi muoverò molto più lentamente. Quindi ecco l'oggetto, lo prendo, e vedete, mi muovo più piano. Questo potrebbe essere anche più, eh, più meditativo, perché ad esempio posso pilotare meglio dove sto andando. Invece prima, vedete che e quindi vabbè adesso non riesco a pescare quella la, la, la cosa perché è troppo piccola però ad esempio questo questo pezzo questa statua posso pilotarla e, e posizionarmi più precisamente posso girare e eventualmente senza cadere troppo e quindi eventualmente posso modificare la velocità ad esempio per ammirare una sim dove ci sono delle costruzioni tipo la statua di libertà questo oggetto che come vedete è scriptabile molto semplicemente è utilissimo una um, cosa questo script non l'ho fatto io in realtà l'ho trovato su internet e metterò anche il link al video originale dove parla il, il tipo che aveva costruito lo script all'inizio, detto questo, direi che possiamo uh, terminare il video.